Nel piano degli interventi programmati, il presidente della SASI, Gianfranco Basterebbe, ha inserito anche la realizzazione di un potabilizzatore ad Altino, nonché il raddoppio della condotta che raggiunge Vasto e Comprensorio. Progetti che dovrebbero garantire quantitativi di acqua superiori in grado di coprire i consumi che sono sensibilmente aumentati. Un piano di investimenti dunque importante, elaborato tenendo conto della situazione attuale, delle accresciute necessità, specie d'estate, nei comuni costieri e anche della vecchia condotta che continua a perdere acqua fino al 60%, senza trascurare la questione depuratori. Di tutto questo il presidente Basterebbe ha parlato con la senatrice Federica Chiavaroli, sottosegretario alla giustizia, che ha visitato, proprio per scelta del presidente, la principale delle sei sorgenti della SASI, quella del Verde, a Fara San Martino, nel cuore della Maienna. In questa speciale sotterranea passeggiata anche due componenti del consiglio d'amministrazione della SASI, Patrizia De Santis e Paola Tosti. Una visita che la senatrice ha definito interessante e costruttiva. L'acqua, bene prezioso e insostituibile, rappresenta una grande ricchezza della nostra regione. Sono qui anche per capire cosa si può fare affinché l'Abruzzo torni ad avere nell'acqua una risorsa, ha detto la Chiavaroli. Ringrazio il presidente della SASI, il sindaco di Fara San Martino, che mi hanno invitato oggi qui. Sono molto contenta di essere venuta, non solo perché ho potuto vedere una delle sorgenti più importanti per la nostra regione, ma perché oggi deve essere un momento nel quale noi riflettiamo sull'acqua. L'acqua è una ricchezza straordinaria della nostra regione e di questo territorio, dove ci sono tante aziende importanti che hanno costruito una fortuna nel mondo grazie alla qualità di quest'acqua. Ecco, per la regione Abruzzo negli ultimi tempi l'acqua è diventata un problema e quindi io sono qui per porre la qualità dell'acqua, il problema della qualità delle nostre acque al centro delle nostre attenzioni, perché l'acqua possa tornare per l'Abruzzo ad essere davvero una fonte di ricchezza per le nostre aziende, ma anche per il nostro turismo. Visibilmente soddisfatto, il presidente Basterebbe, ho scelto di venire qui dove tutto ha inizio, dove comincia la nostra azienda. È veramente una grossa occasione, anche perché in questi ultimi tempi non si fa che parlare di cattivi funzionamenti, di depurazione, eccetera, eccetera, eccetera. Sono dei problemi che esistono, ci stiamo attrezzando più velocemente possibile per cercare di porre rimedio a questi problemi annosi da lunghi anni, però abbiamo anche queste eccellenze ed è giusto che si conoscano insieme alle negatività di questi grossi pregi che riusciamo a distribuire nella popolazione del nostro territorio. Questa è un'acqua veramente meravigliosa, come avete potuto constatare, di una limpidezza, una capacità che poi è aiutato dal filtraggio di questa montagna che attraverso i suoi carboni naturali fa in modo di effettuare un filtro naturale con caratteristiche veramente eccellenti. Cioè, dagli analisi che si fanno in continuazione non esistono tracce batteriche di nessun tipo e di nessuna qualità. Questa è l'acqua che riusciamo a far bere ai nostri utenti, alle nostre popolazioni. Io voglio prendere un impegno, che è quello che prima dicevamo con la sottosegretaria, di fare in modo che nel più breve tempo possibile la stessa acqua che abbiamo visto nelle sorgenti possano uscire dai depuratori.